Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial della Biblioteca di Brugherio. In questo video tutorial vi mostreremo le altre funzionalità del menu orizzontale di BiblioClick. Come vedete, qui abbiamo tre icone con un carrellino, un camioncino e un libretto. Queste tre icone rappresentano delle scorciatoie al menu di My Discovery. Il carrellino apre il menu delle prenotazioni, che sono sia richieste di titoli disponibili sia prenotazioni di titoli non disponibili. Il camioncino apre il menu dei prestiti in elaborazione e poi vediamo che cosa sono, e il libretto apre il menu dei prestiti in corso. Andiamo a guardarli nel dettaglio. Questa è la prenotazione di un titolo della Biblioteca di Brugherio, richiesto ieri, e questa è la scadenza. Le prenotazioni vengono tenute valide per 2 anni e questa è la posizione che abbiamo nella coda di prenotazione. Possiamo annullarla o possiamo scegliere di ritirarla in una biblioteca diversa cambiando la biblioteca di ritiro con questo pulsante. Come vedete, è una scorciatoia a un menu di My Discovery, un sottomenu del menu prestiti che si chiama prenotazioni. I prestiti in elaborazione qua non ce ne sono, ve li faccio vedere di qui su un'altra tessera. I prestiti in elaborazione sono i prestiti che non sono ancora stati ritirati e si dividono in pronto al prestito o in transito. In transito significa che stanno viaggiando ancora da una biblioteca all'altra, e pronti al prestito invece vuol dire che sono pronti da ritirare. Qui avete sempre la biblioteca in cui avete chiesto e deciso di ritirarli, e quindi è lì che vi dovrete recare a ritirare il pronto al prestito. Quest'altro menu è sempre una scorciatoia che porta a il menu dei prestiti, e in questo caso porta al menu dei prestiti in corso. Questo è un prestito che abbiamo registrato, questa è la data in cui lo dobbiamo restituire e non c'è ancora la possibilità di rinnovarlo, perché il rinnovo si può fare da 3 giorni prima della scadenza fino al giorno della scadenza. Vi faccio vedere sempre in quest'altra tessera che ci sono dei prestiti che possono essere rinnovati, e si rinnovano semplicemente facendo clic sul pulsante rinnova, sulla scritta rinnova. Ad esempio, rinnoviamo questo. Ecco fatto, rinnovato con successo. In caso in cui ci siano dei prestiti in ritardo, su questa tessera non ce ne sono, ma su questa tessera sì, vengono evidenziati con questa scritta su sfondo rosso e vengono messi qua in cima. Questa è la data in cui il prestito doveva essere restituito e ovviamente non è più possibile rinnovarlo. Vi diamo appuntamento al video successivo per esplorare le funzionalità del menu di My Discovery.